La vita dà, la vita toglie. Questo appare chiaro a chi di noi viene al mondo su questa terra. E che terra sarebbe questo il caso per sottolinearlo? Questa volta a non farcela, a non restare aggrappato al filo sottilissimo della vita, è stato Carmine Schiavone, l'ex boss del clan dei Casalesi, stroncato da un attacco cardiaco nella mattinata di ieri. È meglio conosciuto per essere stato il primo pentito che ha rivelato al mondo la Terra dei Fuochi. Ebbene sì, anche il Molise era una zona di sua influenza, terra che serviva ed è servita allo sversamento illegale di rifiuti tossici. La provincia di Isernia, l'area del Venafrano e parte del Matese al centro dei controlli di lì in avanti. Abbiamo avuto modo di smistare materiali tossici in Molise, sia nell'Alto Molise, Isernia, Venafro, una cosa del genere, ma anche nel Basso Molise, posso dire che anche questo è avvenuto. Io ho bisogno che mi racconto quanta tua conoscenza, raccontando fatti, circostanze, nomi e eventi. Allora, Cominciamo la mano a mano, mentre io qui sintetizzo tutto. ecco, quando io al 90, dopo che io fui invitato dall'avvocato Ianese, avvocato Pino Boss a Scalapino, mi hanno chiesto se io, poiché ero io il factotum per i lavori là sulle strade, i Reggi Lagni ed altro, a livello che era Parli della superstrada quale? quale Nola Villa Literna. Ah, la Nola Villa. Poteva stare pure la San Vittore Poi Montello. stava la terza corsia in autostrada. Mi interessava sapere se ti eri interessato pure la San Vittore, Termo San Vittore, tutto qui. Allora, noi abbiamo iniziato a fare gli scavi nell'87, però per riempire quelle buche che furono fatte prima tra Marcianise, Maddaloni, cose, i nostri capogruppo, una parte cominciarono a buttare sempre attraverso loro, però stavano al di fuori Tu del. lavoravi nel contesto di quale attività, impresa imprenditoriale, quale società Io la imprenditoriale? società era il consorzio Icar, A ICA, consorzio Icar di fratelli, padre e figli Gabib. Quindi lavoravi in quella struttura. Non è che lavoravo, loro Facevi. facevano i patti con me, che per le INA, tutti quanti venivano a parlare con me. Io ero gli addetto a livello economico di un clan come capo, poiché io tenevo pure Scusa, l'onere IPAB. ICAB. ICAB. Dopo le dichiarazioni del pentito Schiavone, che hanno portato alla luce sostanze radioattive, a pochi passi dai centri cittadini, in quel di Casal di Principe, nel territorio casertano ed inoltre anche nel Beneventano, 51 anni di attività camorristica, Schiavone riceve la sua prima condanna nel lontano 1964, a soli 21 anni, e 9 anni più tardi, nel 1972, viene arrestato per tentata estorsione. È questo il periodo in cui, con i suoi membri, si lega la famiglia degli Iovine per gestire varie attività imprenditoriali di spicco, anche in considerazione del fatto che di lì in avanti sarà protetto anche dal clan di Cosa Nostra, da cui riprenderà il nome nel 1981, fondando insieme al cugino Francesco Schiavone, detto Sandokan, la cosiddetta Cosa Nostra Casalese, battezzata dalla famiglia Bontade Ricco Bono. Sarà questo il periodo di maggior scontro della sua attività illegale con la camorra organizzata della zona, da qui la necessità di ampliare il suo giro d'affari anche nel sistema di appalti e subappalti, lasciando da parte il circolo vizioso dello spaccio di droga. Siamo negli anni 90 ed è qui che viene coinvolto anche il nostro Molise. Schiavone viene condannato il 21 novembre del 1991 a 5 anni di carcere per associazione mafiosa e dunque decide di darsi latitante. 2 anni di ricerche senza un nulla di fatto, fino a quando nel maggio del 93 diventa quindi pentito, facendo sequestrare beni dal suo clan sino a un valore di 25 miliardi delle vecchie lire. Parallelamente, le sue confessioni si spostano anche sulla vicenda appalti, di cui non sarà un solo e semplice testimone, ma un vero e proprio artefice nello smaltimento dei rifiuti tossici, seppur nelle sue dichiarazioni egli ripartirà queste accuse ad altri membri del clan: oltre 500 omicidi commissionati secondo le sue dichiarazioni ed un fatturato d'azienda attorno ai 30 miliardi. Anche il programma Verità, condotto dal nostro editore Federico Mandato nella sua vita, in cui rilasciò ulteriori scioccanti dichiarazioni.
Marconi in un dibattito con l'ex magistrato noto per l'inchiesta Mani Pulite e ad oggi politico di spiccata fama Antonio Di Pietro, con il video di Molise TV salito alla cronaca nazionale con ben 109.000 visualizzazioni su YouTube. Il 10 febbraio scorso Schiavone era caduto dal tetto della sua abitazione mentre stava effettuando dei lavori nella sua casa di Viterbo. A distanza di pochi giorni un malore l'ha colto all'improvviso e per l'ex boss dei casalesi non c'è stato nulla da fare. Schiavone porterà con sé il ricordo delle sue dichiarazioni da pentito, perché la verità, nome anche della nostra trasmissione d'inchiesta, può venire nascosta, ma prima o poi salterà sempre a galla.